Pieve di Soligo rende omaggio a Francesco Fabbri. A 40 anni esatti dalla scomparsa, la Fondazione Fabbri, l'amministrazione comunale e il consorzio BIM Piave hanno voluto onorare la memoria del senatore pievigino attraverso tre eventi. Esponente della Democrazia Cristiana, animato da una forte onestà e coscienza sociale, Fabbri fu politico innovatore nel panorama italiano e fautore della rinascita della sua città natale, Pieve di Soligo, cui è sempre stato legato. Nella serata di venerdì, data di commemorazione della morte dell'onorevole, l'associazione Grandi Concerti, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha organizzato un concerto nel Duomo a cura dell'orchestra Neue Sinfonieville, diretta dal maestro di fama internazionale Gabriele Di Toma, con la partecipazione del soprano Frank Senk. La giornata del 22 gennaio si è aperta invece con la funzione celebrata nel Duomo dal cardinale Beniamino Stella, seguita da una commemorazione civile nell'auditorium della biblioteca comunale mediata dalla giornalista Adriana Rasera, in cui sono intervenuti il giornalista Francesco Iori, l'ex segretario DC Pietro Faccin e il senatore Maurizio Sacconi, che hanno indagato e riflettuto sul valore e l'attualità della politica del senatore pievigino. Che tipo di uomo era Francesco Fabbri? Era uno che lavorava in silenzio, nel senso che portava avanti con concretezza gli obiettivi, era efficace nella soluzione dei problemi e aveva sempre un particolare rapporto con i sindaci, con le amministrazioni comunali. Se molti comuni della provincia di Treviso hanno avuto le risorse finanziarie per fare i loro interventi, tanto di questi lo dobbiamo a Francesco Fabbri quando era sottosegretario al Tesoro. Aveva una profonda conoscenza degli enti e delle decisioni che si dovevano prendere e quindi seguiva il bilancio dello Stato con una precisione straordinaria e ci ha insegnato anche a servirsi della Cassa Depositi e Prestiti per finanziare le nostre opere. Oggi ci apprestiamo a commemorare il secondo evento, la memoria di Francesco Fabbri, un uomo che è sempre stato legato a Pieve di Soligo. Sì, buongiorno, oggi è una commemorazione civile, quindi incominciamo attraverso il racconto di personaggi che l'hanno conosciuto a tracciare in questo anno un ricordo del senatore. È vero, è una persona che è stata sempre molto legata a Pieve di Soligo, al territorio, ma non solo, perché ha sempre lavorato per un territorio molto ampio, vorrei dire quasi per tutta la nazione. Il suo ruolo infatti di onorevole e di senatore ha contribuito a importanti riforme dello Stato che si sono tradotte poi in ricchezza anche per il nostro territorio. Quindi in quest'anno con la Fondazione Fabbri cercheremo di riscoprire questa figura e di attualizzarla ad oggi. Quali sono gli insegnamenti che Fabbri ha trasmesso e che può trasmettere ancora oggi anche ai giovani? Beh, con estrema semplicità lui aveva questa capacità di essere mite, ma sempre deciso e sempre volto con lo sguardo al domani, quindi al progresso. Ha creato importanti strumenti, quali il Consorzio BIM Piave, ha saputo soprattutto percorrere e ripercorrere l'insegnamento del Beato Toniolo e questo traducendo il suo pensiero dal fine 800 al 900, cioè è riuscito a trasmettere le idee della cristianità e dello sviluppo mettendo insieme nella cooperazione le persone. Credo che questo sia il grande valore aggiunto che ha portato Francesco Fabbri.